partiamo con le news. Roma tornerà ad allenarsi domani mattina alle ore 10.30 per preparare la gara con il Sassuolo. Intanto a Trigoria, da Trigoria arrivano gli auguri per Leandro Castan, che oggi compie 27 anni, mentre il responsabile del recupero infortunati Franco Chinnici ha rilasciato un'intervista nella quale loda i metodi di Rudy Garcia. È un tecnico molto preparato, lui è veramente all'altezza della situazione, ha detto. Ha dato tanta sicurezza, è un vero uomo perché parla chiaramente a tutti e dà gli spazi giusti che ognuno merita. Per il match di domenica pomeriggio contro il Sassuolo si prevede uno stadio olimpico da tutto esaurito. La Roma, infatti, tramite la pagina Twitter ufficiale ha fatto sapere che sono andati esauriti tutti i biglietti di distinti sud e curva nord. Chi non ci sarà invece è Mehdi Benatia, squalificato dal giudice sportivo per un turno. Il Sassuolo ha ripreso gli allenamenti in vista della trasferta di domenica all'Olimpico. Allo stadio Ricci i neroverdi hanno svolto riscaldamento, lavoro atletico, esercitazioni tecnico-tattiche, sviluppi di manovra e in chiusura partitella a campo ridotto. Gruppo al completo per mister Eusebio Di Francesco, ad eccezione di Emanuele Terranova, che prosegue nel suo percorso riabilitativo. La Roma era interessata a me perché De Rossi era in bilico. A svelarlo è Rio Mavubal, centrocampista francese, ha spiegato il retroscena a Radio Monte Carlo. Ci sono stati contatti con la Roma anche prima che arrivasse Rudy Garcia. In quel momento sembrava potesse partire, ma alla fine lui è rimasto e non se n'è fatto più nulla. Il futuro a fine stagione si vedrà, ma fino a giugno resterò a Lille. Adriano Galliani crede nella possibilità di vincere sul Barcellona, evita l'argomento societario e difende Mario Balotelli. Il Milan va a giocarsi la propria partita, quindi non facciamo adesso proclami roboanti, ma andiamo a giocarci assolutamente la nostra partita come facciamo, come abbiamo sempre fatto. Un'atmosfera che è quella europea, che è sempre stata più confacente a noi, direi, perché la storia del Milan di questi 28 anni di gestione Berlusconi ci insegnano che abbiamo ottenuto più risultati più grandi in giro per il mondo che in Italia. Io metabolizzo tutto, quindi vado avanti assolutamente sereno. Dunque forse non avete capito, proviamo a ripetere che io delle vicende societarie non ne parlerò mai per la durata della mia vita, quindi non ho nulla da dire. Se volete farmi domande tecniche rispondo volentieri. Balotelli è un giocatore importante che, ripeto, ha fatto molto molto bene nella passata stagione e questa è appena cominciata. Ricordo sempre che senza Mario Balotelli noi adesso non saremmo Barcellona. Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, non fa calcoli e nonostante il periodo difficile crede nella possibilità di riscatto dei rossoneri. No, non mi agita né la partita di domani sera né la partita col Chievo. A me le partite di calcio non mi agitano. Quando si affrontano con lo spirito giusto e si creano presupposti per poter fare il risultato, poi dopo il risultato dipende da molte cose. In questo momento sicuramente tante cose non ci vanno bene, quindi bisogna cercare di fare attenzione al particolare e portare l'episodio favorevole dalla nostra parte. Saranno due partite diverse, quella di domani sera e quella di domenica col Chievo. Intanto pensiamo a quella di domani sera e poi, passata quella di domani, penseremo a quella di domenica. Rafa Benitez avverte sui pericoli della sfida con il Marsiglia. È una squadra che ha qualità, le singoli sono giocatori di buon livello, fisicamente è una squadra forte. Adesso le manca un po' di fiducia in se stessi, ma sicuro che sono pericolosi. È una partita per noi che dobbiamo affrontare con la mentalità giusta. Dobbiamo pensare che d'inizio sarà difficile, loro devono dimostrare il suo valore, la sua qualità, e noi tutti aspettano che sicuro che vinciamo, e non è così. Dobbiamo sapere che giochiamo contro una squadra che ha livello, che ha qualità, e una squadra che soprattutto nella ripartenza hanno giocatori con velocità che possono fare la differenza. Sci
Scintille sull'asse Milano-Buenos Aires. Tutto è scaturito dalle parole del CT della nazionale argentina Sabella, il quale non solo ha convocato Ugo Campagnaro per l'amicoli della selezione in programma il 16-19 novembre, ma ha anche intenzione di schierarlo titolare nonostante non giochi una partita dallo scorso 29 settembre a causa di infortuni di varia natura. Ho parlato con Ugo, è guarito, ha detto Sabella. Se non gioca nell'Inter per scelta tecnica, Mazzarri vuole giocatori al 100% e lui non è ancora al massimo. Parole che non hanno fatto piacere all'Inter, che ha espresso il suo pensiero in un comunicato nel quale si legge: l'internazionale non accetta che sia messa in dubbio l'onestà professionale del proprio staff tecnico e di quello medico. Ho trascorso 10 mesi a Roma, poi mi sono trasferito e ho dovuto adattarmi al calcio francese. A poche ore dalla gara con l'Anderlecht, Marquinhos parla della sua nuova esperienza. All'inizio è stata dura, ha ammesso, perché ho avuto un virus e non stavo molto bene, ma sono felice a Parigi. Ho tanti sogni, come quello di vincere la Champions League. Sono venuto qui per questo. Sta per avere inizio la quarta giornata dei gironi di Champions League. Stasera in campo la Juventus, che a Torino ospita il Real Madrid. Domani toccherà al Milan, ospite del Barcellona, e al Napoli, che riceverà il Marsiglia al San Paolo. Il programma di serata prevede Copenaghen Galatasaray, Manchester City CSKA di Mosca, Olympiacos Benfica, Paris Saint Germain Anderlecht, Vittoria Pilsen Bayern di Monaco, Real Sociedad Manchester United, Shakhtar Donetsk Bayern Leverkusen e proprio Juventus Real Madrid. Vediamo anche le formazioni in campo. Juve con il 4-3-3, Buffon tra i pali, Caceres, Barzagli, Bonucci, Asamoah in difesa, a centrocampo Vidal, Pirlo e Pogba, in attacco Tevez, Llorente e Marchisio. 4-3-3 anche per il Real Madrid, guidato da Carlo Ancelotti, con Casillas tra i pali, Ramos, Varane, Pepe e Marcelo in difesa, Khedira, Xabi Alonso e Modric a centrocampo, in attacco Bale, Benzema e Ronaldo.